Eccoci rientrati in studio, siamo in diretta ogni sera dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 18 con l'appuntamento di Sesta Rete. Apriamo questa seconda parte dopo il primo break pubblicitario ancora con Carmelo Liardo, stiamo parlando di mobbing, stiamo parlando di call center, stiamo parlando del problema del lavoro. Abbiamo chiuso la prima parte lanciando il discorso riguardante i sindacati in questo contesto dei call center. Vuoi darci un quadro così velocissimamente e poi soprattutto se effettivamente questi sindacati comunque si sono mossi? Faccio un passo indietro, chiaramente in conseguenza di tutto quello che ho fatto, quindi i colleghi, tutta la protesta che ho fatto in quel momento, ha causato che il 22 di dicembre non mi hanno rinnovato il contratto. Chiaramente. Va da sé. Quindi potevi anche aspettarlo. Ma sì, ma immaginavo. Certo, sono andato subito da un sindacato, la CISL. Sì. C'è proprio il gruppo Felsa che proprio si occupa del call center. Sì. E quindi ho parlato con Maurizio Attanasio, il quale si è reso disponibile, mi ha cercato di spiegare tutto quello che c'era disponibile. Abbiamo anche invitato l'azienda a un incontro chiarificatrice, non siano solamente un incontro informale, giusto per capire perché stava succedendo tutto questo. Nel frattempo mi sono anche mosso nell'altra sponda, perché non è una questione politica, non ne faccio una questione. Assolutamente, beh, d'altra parte i sindacati sono liberi anche in questo, certo. Sono andato alla CGL. E invece ha avuto un atteggiamento CGL, un po' più ostile? Ho avuto una sorpresa, praticamente in quel call center non esisteva un rappresentante sindacale, al che quando io sono andato da loro, forse qualcuno conosceva qualche altro, l'indomani mattina la CGL aveva nominato un rappresentante, un RSU sindacale per quanto riguarda questo call center. Diciamo, dopo aver smosso le acque, hanno provveduto subito ad avere un rappresentante. Tu sindacato, non devi tutelare i lavoratori? Chi sta subendo del mobbing? E invece tre persone presenti là assolutamente non fanno niente, anzi, quindi io ringrazio Maurizio Attanasio e la CISL che si stanno muovendo. Abbiamo continuato a scrivere, abbiamo scritto, abbiamo cercato di fare altre cose, però ancora. Quando dici noi vuol dire il gruppo di colleghi? Anche avete compattato anche proprio come forza, sì, diciamo, gruppo espressiva di colleghi, il tutto. Il gruppo di colleghi è molto compatto, anche se in tanti hanno paura, perché appena perché ricevono pressione. O esci dai colleghi, o se dici qualche cosa, se scrivi qualche cosa, non ti rinnoviamo il contratto. Oppure ti spostiamo in qualcosa di peggiore di quello che stai facendo. Quindi io ricevo moltissime mail, moltissime telefonate di colleghi che mi dicono: Carmelo, pensaci tu, aiutici tu. Insomma, è stata una situazione che poi ti ha creato anche qualche piccolo problema. Ma c'è freddo qua. C'è freddo. In che senso? Mi sento congelare. Ah, ho capito cosa vuoi dirmi sotto questo punto di vista. Mi sento congelare. Vuoi parlare della location dei call center, che spesso e volentieri mi viene intorno in mente qualcosa di agosto dell'anno scorso, dove qualcuno si è permesso di congelare e quindi non pagare degli incentivi dati, guadagnati dagli operatori. Tu a casa, se tu lavori, qualcuno ti congela un importo, tu che gli dici? Beh, mi arrabbio decisamente, soprattutto perché è il mio lavoro. Se fosse stato un giudice, se fosse stato il tribunale, il congelamento. Ma tu ti metti di congelare un importo perché? E perché? Senza una motivazione ben precisa? No. Cioè, non c'è motivazione, fammi capire perché. Perché c'erano contratti che non andavano bene? Come non andavano bene? Il SIBEL, strumento informatico che racchiude tante cose, voi ci permettevate di aprirlo. Ho capito. Perché si apre tramite la password. La password che o me la dai tu, io non posso aprirla. Certo, chiaro e logico. Quindi questa banca dati veniva utilizzata per divulgare eventualmente il contatto. Diciamo che per tante cose che in questo momento preferirei non approfondire. Va benissimo. Però tu non puoi prendere e offendere le persone che lavorano, non gli riconosci le 150, non parliamo di grossi importi, importi che comunque, per quanto piccoli, ragazzi guadagnano. Esistevano degli accordi, quindi al momento che esistono degli accordi vanno rispettati. Se io prendo un bonus e un incentivo, è giusto che mi venga riconosciuto perché abbiamo fatto una contrattazione prima. Che mese siamo? Siamo ormai prossimi a giugno, siamo a maggio. Quindi da agosto dell'anno scorso questi incentivi ancora non sono stati pagati. E i miei amici, i colleghi mi chiamano: Carmelo,
Carmelo, ma che possiamo fare? Ma che dobbiamo fare? Carmelo, ma questo fatto di averti inserito ormai in questo ruolo di rappresentanza forte di questo gruppo è una cosa che ti fa piacere, forse perché tu sei dallo spirito battagliero, però tutto questo comunque crea anche una certa agitazione, no? Sì, certo, chiaramente questo problema mi fa piacere perché sostanzialmente perché io, per me è fondamentale il rispetto umano. Sì, su questo allora, non ci piove. Tu non mi puoi offendere, cioè tu mi potresti anche offendere, in una lite qualcuno può succedere, qualche parola vola, però l'indomani mattina la persona corretta e intelligente mi chiama e mi dice scusa ho sbagliato in qualche cosa. Non succedeva probabilmente. Cioè, vabbè. Quindi questo qua non è possibile fare, per cui questa è la motivazione. L'altra motivazione è perché i colleghi, quando non mi hanno rinnovato il contratto, i colleghi mi hanno salutato, diciamo, con... in modo molto, sì, molto sincero e molto grave, mi chiedevano Carmelo però non ci abbandonare perché qui dentro siamo messi male. Immagino. Quindi... Allora Carmelo, siamo in conclusione di questo tuo spazio perché mi è sembrato giusto darti e offrirti questa possibilità, perché credo che il problema tuo è un problema di molti ragazzi che veramente si trovano in difficoltà lavorativa, in una difficoltà legata comunque ad una crisi che ormai tutti sanno e attanaglia tutti, e soprattutto cercare di battagliare per far valere i propri diritti. Sì. Credo che sia fondamentale soprattutto questo messaggio che volevo dare oggi. Il rispetto umano è fondamentale. Noi ci si può mettere d'accordo per quello che è il lavoro, per quando guadagniamo. Io guadagnavo molto di più lavorando in un call center, chiaramente, certo. Ma non discuto, l'accordo economico è quello, però quella cosa che ho... Sul rispetto umano, rispetto è importante. Credo che sia fondamentale. Non puoi offendere le persone, assolutamente, perché se no torniamo ai tempi romani dove c'era quello con la frusta sul mare. No, mi auguro che ciò non avvenga più. Velocissimamente, ricordiamo il contatto per qualsiasi tipologia di informazione per chi lavora nel mondo dei call center. Io mi chiamo Carmelo Liardo, il contatto è colleghi. Perfetto. Quindi cliccate, chiedete l'amicizia e potete... Chi vuol vedere tranquillamente può venire. E se qualcuno dall'altra parte vorrebbe incontrarmi per poter avere un confronto su quello che appena... Sei pronto a qualsiasi... Volentieri, perché non ho nessun tipo di problema. Benissimo. Grazie tantissimo per aver accettato il nostro invito e anche perché, insomma, esporsi così... è sempre un po' difficoltoso. Tu hai avuto il coraggio, hai la forza, hai la grinta, la determinazione, questa per me, secondo me, è una cosa importantissima, perché dietro c'è tanta gente che, come abbiamo detto poc'anzi, insomma, vuole difendere i propri diritti nel mondo del lavoro in genere a questo punto, non soltanto nel caso specifico dei call center. Grazie a Carmelo Liardo, noi adesso diamo spazio alla rubrica giornaliera inserita nel programma di Sesta Ora, è il momento della rubrica di Carmela Aurite, il gruppo Med Chirurgia ed Estetica. Noi ci vedremo dopo.